amici che sognano i Caraibi, oggi volevo iniziare questo video rispondendo al commento di Luca. Non so se ve lo faccio uscire di qua o di qua perché sto riprendendo col telefono, quindi non vedo lo schermo davanti dove c'ho più spazio per inserire il commento. Comunque, molti dicono, probabilmente a costa del fatto di essersi trasferito in un posto in cui comunque che si vive meglio, si sta più tranquilli, che per molti magari può sembrare un posto particolare, un sogno. Sì, si sa, noi Caraibi vengono visti come un posto per andare in vacanza, un posto particolare. E effettivamente molti mi dicono: ma perché non ti metti a fare i corsi? Oppure altri accusano: adesso sicuramente ci vuoi vendere qualcosa. Raga, io l'unica cosa che vi ho detto, al massimo voglio vendere super economico per farvi conoscere il posto, è una vacanza qui, basta. Non mi accostate a queste cose. Io almeno su questo non ho mai provato a vendere, neanche sponsorizzato queste cose, fuffaguro, anche se mi sono stati proposti a quasi a centinaia, se non a decine, la possibilità di, pagando anche bene, di sponsorizzare queste cose, perché io non ci ho mai creduto io prima. Finché si tratta di un'applicazione divertente, un giochino, una scemenza, ok, non fa danno a nessuno, però a volte spendere dei soldi per acquistare dei corsi che, ok, sono solo corsi, ti danno informazioni, quindi non puoi dirgli che ti hanno truffato mai a nessuno, perché ti vendono informazioni. Se tu all'improvviso in testa a te vedi così dal nulla: wow, questo guadagna $5,000 con il dropshipping, e tu non ti sei mai informato sul dropshipping e neanche c'è la voglia, che dopo che lui ti ha dato l'informazione ti vai a cercare cos'è il dropshipping, ma direttamente vai a pagare lui, per forza devi pagarlo, perché volendo tutte le informazioni di qualsiasi cosa si trovano online gratuitamente, e soprattutto se parli, anche in italiano sto dicendo, ma se parli inglese trovi di tutto, ragazzi, non avete idea di cosa c'è, ci sono i corsi più belli del mondo gratis. Quindi effettivamente non si può mai dire, non si può mai parlare di truffa, ma di, come dicono loro, fuffa, perché effettivamente non è niente, ti vendono informazioni stupide che puoi trovare da qualsiasi parte a prezzo esagerato, però se tu sei disposto a pagarle, è un'informazione, dopo la colpa è tua, logicamente, che non hai saputo mettere in pratica gli insegnamenti che ti hanno dato, qualsiasi cosa, non so, perché a loro ti mostrano, anche se è da vedere effettivamente cosa mostrano, se sono cose loro, se sono modificate, perché effettivamente io qualcosa ho visto, perché mi escono in continuazione questi corsi, non fanno mai vedere cosa vendono loro, cosa sono riusciti a vendere, cosa tratta il loro store, da dove sono generati questi soldi, no. Non lo mostrano mai, dicono il mio studente, il mio amico, questo americano, vedete lui cosa vende, cosa fa, non fanno mai vedere loro nello specifico. E soprattutto è logico, raga, se io trovo il metodo per fare soldi, il metodo segreto per generare soldi infiniti, non mi vado a creare concorrenza, non lo vado a dire in giro. Quindi anche questa è un po' una scelta, però i soldi attirano sempre le persone e altre persone. Tac, vi faccio vedere. Oggi devo andare a comprare alcune cose qui perché mi servono per continuare la ristrutturazione. E niente, non aveva quello che mi serviva, non volevo arrivare fino all'Assunzione, però devo arrivare fino a lì. E comunque, continuando a parlare di questo argomento, perché se posso dare io un consiglio a qualsiasi persona che vuole provare un percorso del genere, iniziare a vendere su internet, iniziare a fare qualsiasi tipo di attività che ha a che vedere con internet, iniziate a informarvi voi stessi su internet, perché ho detto, se almeno masticate un po' di inglese trovate qualsiasi cosa. Soprattutto mi pare che su YouTube puoi mettere i sottotitoli in italiano con una traduzione automatica e ti dà tutte le informazioni che vuoi. È difficile che ci sia qualcuno che ha trovato un metodo segreto che non è già stato spiegato da mille altre persone, e se l'ha trovato non ve lo viene a dire, quindi risparmiatevi qualcosa di soldi. Poi ho visto che molte di queste persone, molti di questi guru che stanno a Dubai, cambiano di argomento da un giorno all'altro, da un mese all'altro, passano dal forex agli investimenti con i bitcoin, agli NFT, che vedete sono cacate, gli NFT già non ne parla più nessuno, sono morti. Io ho sempre pensato, ma che cacata sono gli NFT? 4 pixel in croce che valgono qualcosa perché c'hanno, mamma mia, chiunque le può fare, ne hanno fatti a milioni di milioni che non hanno senso di esistere. Adesso che i bitcoin stanno cadendo perché è fallito FTX eccetera, si sono spostati a vendere altre cose. Ho visto tipo corsi di OnlyFans, vi spiego anche questa cosa dei corsi di OnlyFans, che
vedo che ci sono molte, perché a me escono moltissime di queste pubblicità dappertutto, non solo su YouTube, ma anche su Instagram, su Facebook, e vedo che l'ultima cosa è vendere i corsi di OnlyFans o delle case, di avere delle, di subaffittare diverse case, tipo le affitti da mano al proprietario e le rimetti poi su Airbnb, su Booking, guadagnandoci. C'è gente che dice: oh, ho 10, 20, 30. Allora, prima di tutto, a trovarle delle case già buone da affittare direttamente senza doverle ristrutturare, arredate pure in un posto centrale, in un luogo visitato dai turisti in Italia, che non sono già occupate, che il proprietario te le cede perché tu sei intelligente e tu te le metti a riaffitta al proprietario, gli dai 600-700 euro al mese e tu te le riaffitti guadagnando 2.000-3.000 euro al mese. Già questo è abbastanza un sogno, ma poi c'è gente che ne dice ne trova 10, 20, 30. Chi ti dà in mano queste case? Sono cose molto da vedere. Ho detto, a parole, a promesse, tutto molto semplice, e come vi vendono il corso? Poi il problema è vostro di riuscire a trovare chi vi affitta queste case. Purtroppo le promesse dei soldi facili attirano molto le persone, soprattutto adesso in questo periodo. L'hanno sempre fatto, però adesso che c'è un po' di scarsità di lavoro, di guadagni eccetera, siamo in un periodo un po' di crisi, la gente è molto attratta. Quindi fate un attimo attenzione, vista anche la cosa che vi stavo dicendo, spaziano un po' da tutto, da, appunto, dall'affitto delle case agli investimenti online, al marketing digitale, proprio sanno tutto di tutto, ma non sanno niente di niente. Sta cosa di OnlyFans, gestire tu le ragazze, apri una sorta di, poi tu gestisci queste ragazze su OnlyFans e prendi una percentuale sui loro guadagni. Adesso, prima di tutto, devi riuscire a offrire qualcosa a queste ragazze, nel senso che OnlyFans non ha traffico di pubblico interno, è sempre targettato il traffico, quindi viene portato da altri social che sono per lo più TikTok e Instagram. Quindi se tu ti apri, io sconosciuto mi apro un profilo su OnlyFans e non lo pubblicizzo su altri social, non ci verrà mai nessuno. Però anche che loro ti possono insegnare a fare i TikTok, diciamo, virali, i reel virali, le storie, eccetera, per mostrarti. Non è così difficile, e devi comunque lasciare una buona percentuale del tuo guadagno a queste persone, che molti li definiscono i nuovi papponi digitali, perché effettivamente vendono foto di nudo, per lo più foto osé. Può essere fortunato uno che sta in un determinato giro, in una determinata zona, e propone questa cosa a ragazze che non ne hanno idea, che sono poco informate. Ma se tu lo vuoi fare in Italia, a chi trovi? A chi riesce, che si trova magari in difficoltà, non ha un telefono, non si sa informare da solo, che magari per pubblicizzare OnlyFans lo devi fare sui gruppi Telegram, su determinati gruppi Telegram, e lo può fare da solo, o si associa con altre ragazze, si fanno pubblicità a vicenda. E l'ho detto, sono un po' di cose che, ok, che uno lo fa, va bene, ma che tu vuoi iniziare da zero a gestire una cosa del genere, è molto complicato, è molto complicato. Non è una stupidaggine, soprattutto vi dico, per farlo in Italia. Logicamente sono arrivato nell'altro punto in cui non volevo venire, però non è visto molto lontano, ho parlato poco. Ed è anche vero, no? Poi devi avere i chatter, perché non lo so se qualcuno di voi realmente acquista qualcosa su questo sito, veramente segue qualcuno. In ogni caso, la maggior parte delle persone parlano con altri, non con la ragazza che seguite. C'è qualcuno, si chiamano chatter, fanno proprio questo lavoro qui, cioè rispondono ai follower e gli vendono i prodotti, gli vendono le foto, gli vendono i video, e tu credi che stai chattando con queste ragazze. Sono diverse cose che stanno nel giro, che sì, si possono spiegare e possono sembrare strane, ma se tu ti metti a fare una ricerca le trovi. E non è facile iniziare un'attività del genere. Comunque sto qua in quest'altro, quest'altro negozio che vende cose varie. Quello che vi voglio dire è che se avete voglia di fare qualcosa al di fuori di ciò che si fa normalmente, di inventarvi qualcosa di nuovo, di scoprire qualcosa di nuovo, cercate informazioni voi stessi. Se vi posso dare un consiglio su determinate cose come il trading online, il forex e queste cose qua, più che altro comprate qualche libro sul quale studiare. Al massimo, se vi comprate un libro, quanto può costare? 15, 20, 30 euro? Avete buttato 15 euro, non 1000 euro. Perché qualsiasi cosa, pure questi corsi che vi propongono, guadagna dormendo, guadagna così, guadagna con la Amazon FBA, che stanno chiudendo tutti perché non conviene, gli stessi cinesi che fanno il dropshipping, che vengono su Alibaba eccetera, vendono anche su Amazon e vi schiattano in corpo con i prezzi. Molte persone non ce la fanno più, diciamo in Italia perché c'è molta tassazione, ma
non conviene quasi più se non hai un negozio affermato. Io quello che vi voglio dire è solo: non vi fidate troppo, informatevi prima voi, poi se magari c'è qualcosa che non riuscite a capire e magari chiedete personalmente a questa persona che vi vende questo determinato corso: guarda, io questa cosa non la capisco, non so come fare questa cosa, e chiedete, nel tuo corso viene spiegato come farlo. Se vi dice sì e ve lo garantisce, allora magari lo acquistate, ma cercate di informarvi un po' con voi, non vi buttate a testa in qualcosa che non conoscete, al buio. Questo è il mio consiglio che vi voglio dare. Adesso però vi faccio vedere quello che stiamo facendo in casa, perché abbiamo avanzato abbastanza con i lavori. Ed è finita un'altra settimana, dovrebbero venire anche domani che è sabato a terminare alcune cose. Adesso vi faccio vedere cosa hanno finito di fare. Allora, hanno tolto ben bene tutto il soffitto, perché prima erano rimasti dei rumasugli, quindi ci hanno prima spalmato una sorta di chimico per far cadere quest'intonaco, quella roba vecchia. Adesso, se vedete, è bello liscio liscio e non si deve fare una camicia di stucco, come si dice in gergo. Basta giusto aggiustare qualche buchetto, pareggiare qualcosa e si può pittare sopra. Ma prima era proprio devastato il soffitto, c'erano tutti questi pallini che avevano lasciato il segno. Devono, vabbè, otturare tutti, vedete, i buchi delle canaline per portare la luce ai lampadari. Faccio vedere qui. Vabbè, questo, vabbè, il corridoio, devono ancora pittare tutto, qualsiasi cosa. Non mi ricordo se il bagno già la settimana scorsa era pronto. Vabbè, gli ho fatto mettere questa porta che è molto più bella di quelle che c'erano prima. Prima c'erano queste qua, dite, semplicemente lisce così, non erano male, però super economiche. Ci ho fatto mettere queste porte qui che sono più belle, si devono giusto pulire perché c'è tutta la polvere delle mattonelle che stanno ritagliando. Il bagno è sporco perché devono finire di mettere il vetro lì e forse pittare là in quell'angolo, però il tetto più o meno è pittato, si deve avvitare la doccia. Comunque c'è già il mobile, il gabinetto suo, vedete, si deve mettere qua lo specchio e la luce. Sta pronto, non mi ricordo se ve l'ho già fatto vedere. Così questo bagno è finito, vi ricordate com'era prima? Magari vi metto un'immagine di com'era prima questo bagno. Qua la stanza hanno iniziato pure qua a stuccare, a togliere tutta la gonfiata un po', perché c'era umidità, c'era qualcosa. Vedete, hanno chiuso tutti i buchi dei chiodi. E qua c'erano due lucine, una là e una là, che ho fatto togliere. Faccio mettere direttamente solo un lampadario qua. Il panorama è sempre mozzafiato, anche se è tutto sporco il vetro. C'è un gabinetto a centro stanza, così ti metti qua seduto e ti godi il panorama. Qua è la parte dell'altro bagno che pure è praticamente finito, si deve solamente montare, hanno detto che vengono domani a mettere il gabinetto, il lavandino, eppure qua si deve montare la doccia. Qua mi sono fatto fare un loculo, un vano, come stanno pure negli altri due bagni che abbiamo fatto prima, per metterci bagno schiuma, eccetera eccetera. Anche questo ha subito un bel cambiamento. Nell'altro bagno non l'ho fatto fare, proprio perché è un bagno di servizio per gli ospiti, quello là, più che altro. Quasi nessuno mai, penso mai lo utilizzerà nessuno per farsi la doccia, anche perché è il più piccolino. Vi faccio vedere anche in questa stanza come è combinata. Questa è la stanza dove stanno lavorando, vedete, ci sono tutte le mattonelle che stanno tagliando. Qua c'è sta tutto il materiale. Questa porta qua la devo far togliere da qua dentro, perché questa è buona e non voglio che si rovina. La devo far togliere da qua dentro, non l'avevo vista. Beh, qua c'è tutto il materiale, vedete, e praticamente i vetri sono diventati neri con tutto il cesellamento delle porcellane che stanno facendo, tutto. Comunque qua ci sono tutti i resti. E come vedete, vi tengo aggiornati. Vedete come è uscito bello liscio liscio il pavimento. Praticamente questo è il pavimento originale, non è mai stato messo mattonelle, niente. Non è che c'è stato messo il parquet sopra, era proprio il cemento, una colata di cemento. E adesso devo fare alcune altre cose. Se mi ricordo di vloggare, ve le faccio vedere. Altrimenti, raga, io vi saluto. Vi ho aggiornato un po'. Fatemi sapere tra i commenti se volete. Se vedete, se avete qualche commento particolare, qualche commento interessante da fare, io vi rispondo, non c'è problema. E soprattutto non vi dimenticate che in descrizione trovate anche il link diretto agli altri social sui quali potrete vedere altri video particolari. E il nostro sito, il link al nostro sito diretto, sognandoicaraibi.com, sul quale potrete prenotare tutte le nostre attività e le vacanze qua sull'isola. Per Natale già ci sono diversi di voi che vogliono venire. Penso che i posti sono finiti. Comunque io vi saluto e noi ci vediamo martedì con un nuovo video. Ciao ciao! E niente, sono andato sempre all'inaugurazione della festività di Natale di un centro commerciale. Mo sto qua. Tac, è tipo un supermercato. Qua c'è pure la sedia di Babbo Natale. Infatti c'era Babbo Natale, la banda, raga, non ho registrato perché volevo vivermi il fatto. Là ci stanno i pupazzetti qua, gli schiaccianoci. Tutte le coccarde, hanno messo tutto.
E vabbè, questo è il finale per oggi. Guarda che bello, guarda quanta roba natalizia che c'ho alle spalle. Noi ci vediamo martedì sempre. Ciao ciao.